questo punto creiamo il naso, selezioniamo la faccia ed utilizziamo il strumento extrude. Estrudiamo così la faccia e cominciamo a posizionare i vertici risultanti sulla forma del nostro naso, vedete? Sulla punta sopra, punta sotto, sulle narici, in questo modo qui, sia dalla parte frontale che in quella laterale, in questo modo, in maniera un po' non troppo precisa. Cancelliamo la faccia interna, vedete? Così. E a questo punto andiamo a creare la cavità nasale, intrudendo, sempre con lo strumento extrude, la faccia vedete questa faccia qui, quella rivolta verso il basso, la intrudiamo, la estrudiamo ancora, però verso l'interno, vedete? E andiamo a cancellare la faccia risultante dopo averla spostata un pochettino, più o meno per imitare la forma. Cominciamo ad aggiungere ora degli edge loop per definire meglio la forma e il profilo della bocca e del viso. Spostiamo i vertici con cura ogni qualvolta noi andiamo a creare un nuovo edge loop, in questo modo qui. Mi raccomando, non dimenticatevi mai di spostare i vertici ogni qualvolta che li create, perché se no è un po' un casino poi. Non esagerate con aggiungere troppi edge loop all'inizio, perché se no vi date la zappa sui piedi. Cercate di, ogni qualvolta creerete un edge loop, di mantenere la grandezza delle facce che creerete è più o meno uniforme. Non dovrebbe esserci troppa distanza tra un edge loop e l'altro. E poi più avanti andremo a vedere anche il perché. Per quanto riguarda gli occhi, non finiremo mai di aggiustarli, ve lo dico già, in quanto sono abbastanza complessi da definire, soprattutto riuscire a creare una forma convincente. Vedete che ogni volta faccio dei piccoli aggiustamenti. Sono importantissime le immagini poi di reference da guardare man mano che si va avanti con modellazione. Ok, ora utilizziamo un nuovo tool, l'Interactive Split Tool, che ci permette di tagliare la mesh in questo modo per cambiare la topologia. Come puoi vedere, prima cancello degli edge e poi aggiungo dei tagli dove più lo ritengo necessario. Quando cancello gli edge, seleziono l'edge. Poi, tenendo premuto il tasto Shift, premo Delete Edge. In questo modo, tagliando la nostra geometria con questo strumento, creerò una struttura che mi permetta di inserire dei nuovi edge loop più consoni alla mia struttura. Per esempio, adesso sto inserendo un edge per creare più dettaglio sulla parte delle labbra. Questo strumento Interactive Split Tool nelle ultime versioni di Maya, non lo so, perlomeno a me dà qualche problema. Per esempio, in alcune facce, vedete come in questo caso non mi permette di inserire il mio edge, vedete, dà un problema. Allora, in questo caso è conveniente selezionare la faccia che dà il problema e cancellarla con il semplice tasto Cancel.
questo punto selezioniamo gli edge che la formano, così, oppure facendo doppio clic sull'edge, e poi sotto Mesh troviamo lo strumento Fill Hole, che ci chiuderà automaticamente la faccia e poi magicamente il nostro strumento funzionerà. A questo punto andiamo a definire ulteriormente il nostro naso.